E non dimentichiamo di perseverare nella preghiera per quanti soffrono a causa delle guerre in tante parti del mondo, specialmente per le care popolazioni dell'Ucraina, la martoriata Ucraina, di Israele e della Palestina. Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una degli israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra dei palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace.